Sei riuscito a trovare il caffè? Pezzente, zingaro. Muoio. Vuoi il caffè? No, adesso mangiate tranquilli. Sei riuscito a scroccare la busca, no? No, busca stava preparando da mangiare anche. Ah. Ma te lo faccio se vuoi. Lo facciamo il caffè, facciamo subito. Buongiorno. Allora, è da un po' che non registriamo, voi magari non ve ne rendete conto perché i video sono un po' in ritardo, però in realtà è da settimane che non registriamo. Perché che cosa è successo? Vabbè, dopo la costruzione del frigo, sapete che io vi avevo detto che c'era questa novità, che non volevo dire per scaramanzia, che avevamo avuto questa urgenza che appunto ci ha fatto costruire il frigo prima del previsto, e alla fine questa urgenza, boom, si è andata a farsi bip, perché praticamente la novità era che, praticamente dovevamo andare a lavorare in Svizzera, avevamo trovato tramite mia sorella un lavoro stagionale nei campi a raccolta frutta, cose del genere, e eravamo lì pronti per partire, avevamo già salutato tutti, avevamo appunto montato il frigo, eravamo pronti in partenza, perché mia sorella ha detto: guarda che da un giorno all'altro vi chiameranno adesso di venire lì all'ultimo. Ed è successo che ma alla fine poi non se ne fa più niente, perché non c'è la possibilità di parcheggiare da nessuna parte, e quindi è saltato tutto. Abbiamo chiamato il campeggio che era più vicino, avevano detto che loro non accettano, cosa non lo so, evidentemente non accettano camper stagionali che stanno lì 2 mesi, non lo so, anche se mi sembra strano, sei un campeggio, cioè il tuo lavoro è accogliere i camper per qualsiasi comunque date che vogliono, alla fine ti pagano, non è che lo fai gratis, però non lo fanno. I parcheggi che affittavano i camper lì vicino, perché poi non è che possiamo andare a trovarlo in un'altra città, devono essere per forza lì vicino i posti, non affittavano per la notte, non si poteva dormire, quindi si poteva stare solo fino alle 11 di sera e poi noi dove saremmo andati? Il parcheggio della ditta, quindi la ditta stessa, non accettava camper nel loro parcheggio. Abbiamo chiesto a un altro campeggio un pochettino più lontano, anche con la consapevolezza di doverci fare magari la sfacchinata, e niente, perché costavano tipo 800 euro al mese più 1000 l'ultimo mese, così a caso. Bene. E quindi niente, è saltato tutto, perché senza che noi possiamo mettere il camper da nessuna parte non potevamo andare a lavorare, quindi siamo rimasti a bocca asciutta e adesso stiamo aspettando qualche risposta dalla Francia, perché comunque abbiamo iniziato già da qualche mese a chiedere un po' in giro, sinceramente non ci stiamo sbattendo tantissimo perché comunque siamo ancora un po' con le spalle coperte, volevamo anche non lavorare più di 4 mesi, perché intanto volevamo anche goderci l'ultima estate, perché abbiamo proprio constatato che i lavori stagionali nei campi sono principalmente estivi, e quindi avremmo dovuto non goderci più l'estate, diciamo, no? Che va bene, però quest'ultima estate volevamo ancora godercela, andare magari qualche giorno al mare, eccetera, e quindi non ci stiamo sbattendo tantissimo. Abbiamo chiesto, o io mi sono iscritta a gruppi su Facebook, ho mandato mail su mail, comunque un minimo ho fatto, e adesso stiamo aspettando delle risposte dalla Francia. La Svizzera purtroppo è andata a quel paese, e niente, quindi le novità in realtà sono tutte qua. Il frigo è stato montato di fretta e furia per niente, però vabbè, chi se ne frega, quello comunque tanto andava fatto, e siamo stra ancora contenti perché ci ha svoltato l'esistenza questo frigo. E niente, queste sono le novità, purtroppo è andata così, ma noi accettiamo tutto, pensiamo sempre che siano segni del destino e che il destino ha voluto che non andassimo in Svizzera a lavorare, e vedremo dove ci porterà questo destino. Noi aspettiamo, poi abbiamo deciso, perché andremmo con Lorenzo e Francesca a fare queste stagioni, e quindi abbiamo deciso insieme a loro che se non dovessero chiamarci anche quelli della Francia, prendiamo direttamente, andiamo noi a bussare a tutte le porte per chiedere se ci danno lavoro, e vediamo come finirà questa storia. E quindi tutto qua, adesso siamo in compagnia sempre di Lorenzo, Francesca, Busca e Marco, saremo qua qualche giorno, forse dopo arriverà anche Roberta, e vediamo. Il tempo oggi è un po' più permissivo, nel senso che è da giorni che sta diluviando, infatti noi non ne possiamo più, non sappiamo più dove andare, perché ogni posto dove andiamo diluvia, non puoi uscire dal camper, non puoi far niente, è una scocciatura totale. Oggi invece il tempo è un po' più clemente, anche se i nuvoloni che sono venuti qua non è che promettono assolutamente nulla di buono, infatti
so che dovrebbe piovere anche oggi, però non tutto il giorno almeno. E basta, queste sono le novità del momento. Boh, dovevi aspettare mucche. Dovevi aspettare le mucche, ma non soltanto, sono quelle del giaculo. Ah, Babbo Natale. Guarda l'influenza, va. Guarda l'influenza. Guarda l'influenza. Alla palla nessuno la portò. Allora è spuntato il sole ed è arrivata Roby. Che figo! E hanno tutti iniziato a fare i lavori. Che cosa fa Lore? Marco dovrebbe meglio. Lore sta semplicemente verniciando la... Sì, beh, sì. La sì, perché tanto per... Perché tanto per... La paratia per non far andare i cani dalla parte abitativa alla parte di guida. Ok, non doveva fare una roba al bagno? Anche, devo dare l'impregnante al bagno. Marco ha preso il nostro martello, si è iniziato a martellare dentro Svaldo. Ma ho sentito che sta martellando. Non lo so, ha detto mi serve il martello, devo verniciare. Okay. Stiamo ripulendo. Busca ha verniciato i nuovi mobiletti che ha fatto al posto del frigo trivalente. Quando ho tolto il frigo trivalente ho fatto gli armadietti. Anche la scarpiera. Anche la scarpiera. Ma adesso andiamo a vederlo. E invece Roby sta mettendo delle mensole. Martello per mettere poi una sorta di porta oggetti. Di porta oggetti. Andiamo a spiarlo. Guarda lì la lavoratrice accanita. Mette i listelli lì. Ma che bello che è spuntato il sole. Alle 5. Però vabbè. Tutto sporco di cosine continua, guarda che uomo. Muoio. Che uomo. Che maschio. Che schifo, guarda che zingara. Ora, allora, senza le ragazze, senza Tommy, questo, fai vedere bene, questo è il più nuovo, il più recente. Questo è mezzo recente. È vero, sì. Cos'è, Euro 1? Il mezzo più recente e quello è il mezzo più vecchio. È vero. Ah, perché batte addirittura Osvaldo. Fortunati. Buongiorno. Qui sempre Campo Rom. Oggi c'è il sole e allora ne approfitto per cucinare fuori con la mia cucinotta a legna, perché è una passione ormai diventata. Qui abbiamo i nostri 5 gradi. Andiamo da Busca. Allora oggi è domenica 19 maggio. Andiamo da Busca a vedere l'armadietto come l'ha fatto, che ieri lo stava verniciando. Sono io, Busca. Vuol dire vieni. Buongiorno Kira. No, volevo soltanto far vedere il lavoro che hai fatto qui al posto del... Ma non ci puoi entrare così in casa degli altri. So qua i tetti di fuori. Però guarda che bicipiti, Busca. Ti devo regalare questo, sempre che non lo uso. Ah, grazie. Per fare la barba? Stronzo, maledetto. Grazie. Ah, vabbè, dai, Busca, comunque con la seconda mano, oggi che è asciutto, è venuto bene. Sì, dai. Voto. Ah, così si apre. Tutto menzolato, ma guarda quanto spazio. Bisogna solo chiudere quelle griglie però, Busca. Ma guarda sotto, Busca, è pieno. C'è tutto lo spazio che c'è sul nostro camper, è tutto qua dentro. Perfetto, controlliamo. 4 gradi, controlliamo Busca. Frigo vuoto, Busca, povero. Ecco qua. Allora, Roby sta dividendo la terra dei lombrichi. Ma che carini! L'ombrichino, guarda come si muove. Andiamo a vedere il frigo. Ah, cantiere. Allora, Roby ha attaccato questi listelli qui per mettere queste borse. Contenitori, organizer, ecco. Perché ha tutte le cose in giro così. Comunque, anche lei ha questo bellissimo frigo compressore, molto piccolino, ma funzionatissimo. Abbiamo acceso un'ora fa, ci sono 6 gradi dentro, e fuori oggi batte il sole, ce ne sono 25. Qui stiamo caricando. Qui non è che funziona benissimo.
Allora, il mio menù di oggi, che verrà cucinato lì, prevederà degli spatzol, che sarebbero questi tipo gnocchi e spinaci, me ne faccio metà io, metà Eli, non è tantissimo. E poi mi faccio dei fagioli con un po' di sugo, con un soffrittino di cipolla, un po' di gusti, queste cose qua. Che cucini? Cuciniamo qualcosa. Cosa cucinate? Ma faccio degli spatzol. Questo è quello nuovo? No, è di Marco quello. No. Degli spatzol, sai cosa sono? No. Sono tipo degli gnocchetti, però fatti principalmente di spinaci, con verdi. No. Anche da noi ci sono, ma non li mettiamo a spazio. E sono una cosa, mi sembra, austriaca. Mangiare abbiamo mangiato. E ora siamo tutti coi cofani aperti. Controllare. Passione in comune. Tutti coi cessi aperti. Tutti coi cessi aperti. Eccoli qua. L'olio del cambio lo vedo dall'altra qua, da là dietro. È giù in fondo. Sì, sì, è dopo il motore. Adesso qua è... Uno... Avrei un tappo di carico e uno di scarico. Probabilmente sono allineati. Perde un po' di olio. E bisogna capire se è olio motore o olio del cambio. Si annusa e si sente. Ah. Allora, ne approfitto anch'io. Dare un'occhiata. Ah, vediamo se qua c'è acqua dentro, se come ha piovuto. No, ottimo. Qua un po' sì, c'è un alone. Qua no. E acqua è un po' da aggiungere. Fuori piove, è iniziato da adesso, Busca è già andato via e noi ci guardiamo un video di Marco. Lettino pronto, non abbiamo ancora tolto il piumone, cioè oddio, l'abbiamo tolto, poi rimesso, poi tolto, poi rimesso perché il tempo fa schifo. E quindi non sappiamo, infatti non stiamo neanche riprendendo tantissimo perché sono giornate un po' di nuvolo, poi un po' di sole, poi un po' di nuvolo, poi pioggia, 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 pioggia. Quindi non stiamo neanche tanto riprendendo sinceramente perché sono giornate un po' così, un po'... A quest'ora l'anno scorso eravamo in Bretagna e quindi questo diluvio giornalmente misto a nuvolo, misto a sole, incerto così tutti i giorni, ce lo eravamo saltato. Invece quest'anno ce lo siamo beccato e quindi siamo un po' stufi, quindi così. E quindi non ci viene neanche tantissima voglia di riprendere, in primis perché alla fin fine, piovendo sempre fuori, facendo sempre brutto, non sono ancora tra l'altro aperti molti posti perché hanno dovuto rimandare per il brutto tempo, e altri nostri posti sono irraggiungibili perché piovendo così tanto c'è troppo fango e quindi fondamentalmente sono irraggiungibili e quindi andiamo sempre un po' negli stessi posti e allora non è che ci viene questa grandissima voglia di riprendere. Prendere sempre un po' le stesse cose. È vero che il nostro canale è un canale dove registriamo la nostra vita quotidiana, quindi come se fosse praticamente il diario della nostra vita, mettiamola così. Però ogni tanto è bello, comunque ci piace anche noi fare riprese anche un po' particolari, magari far vedere un po' di posti belli con il sole e quindi adesso non stiamo riprendendo tantissimo, non ci stiamo proprio sciallando come nostro solito, appunto per questo tempo che proprio ci ha stufati, proprio stufati. E boh, quindi era solo un pensiero serale da condividere insieme a voi e basta, tutto qua. Adesso domani saremo ancora qua, Marco se ne andrà domani, noi saremo ancora con Lorenzo e Francesca e poi boh, si vedrà. Tutto ormai dipenderà dal tempo. Poi questa cosa un po' della Svizzera ci ha un attimo destabilizzati perché noi ci pensavamo già in procinto di là, anche perché fondamentalmente abbiamo anche un po' voglia di iniziare a lavorare, un po' voglia di fare nuove esperienze soprattutto, e quindi speravamo molto in questo, però boh, non è andato a buon fine. Adesso stiamo aspettando la Francia e quindi in attesa di queste risposte passeremo questa primavera un po' strana qua in Piemonte e vediamo quando avrà intenzione di smettere, ma sicuramente smetterà e farà bellissimo tempo quando noi ce l'andremo probabilmente a lavorare. Vabbè. Vedremo dove ci porterà questi giorni.